Benvenuti in un nuovo episodio di Avventure Napoletane. Ok, sono sotto la fermata e sta arrivando un pullman, vediamo se è quello che serve a me. Vi tengo aggiornati. Bene, come avete potuto intuire, sono a Piazza Dante che sto aspettando Antonio perché la metro è in ritardo, come al solito. Quindi nulla, mi faccio un paio di clip mentre aspetto, ho fatto anche un timelapse, vediamo. Non so se si capisce bene, ma quel cane con i calzini fluo è bellissimo. È bellissimo, ragazzi, è stupendo, cioè guardate lì. Intanto, mentre vedevamo il cane, è arrivato. È lui o non è lui, il ritardatario cronico? Abbiamo un setupino veloce di camera e robe e poi ci avviamo per questa giornata che sarà molto lunga. In teoria mi dovreste sentire bene. Ok raga, oggi vi porto nei decumani perché ancora non vi avevo portato e quindi mi sembra un'ottima cosa, anche perché sono uno dei luoghi tipici di Napoli. Lui invece sta registrando un po' che come al solito vi lascio sotto nella descrizione nelle in alto a destra. A camminare come una spastica e niente raga, sarà una lunga giornata ma ci sarà da divertirsi e da vedere tante cose. In teoria sono microfonato quindi dovreste sentirmi bene, incrociamo le dita. I POV non hanno intro. Stiamo entrando a Palazzo Venezia, non so se parlerò, però beccatevi casomai questi b-roll prima che cado dalle scale, ci rivediamo dopo. Siamo usciti da Palazzo Venezia, come avete potuto intuire, stiamo continuando la strada per i Decumani e stiamo arrivando verso San Gregorio Armeno, che è la strada con tutti i presepi. E quando io ero piccola impazzivo per quella strada perché ho sempre avuto una passione per i presepi. Dai, con il microfono sembra una persona quasi seria. E anche il cavalletto. Ah, il microfono è che si sente meglio, si vede bene. Ma sembra quasi seria, dai. Da cosa è nata la mia passione per i presepi? Sinceramente non so dirvelo. Sarà stato il fatto che comunque passavo molto tempo in queste strade quando ero piccola, poiché praticamente ci uscivo quasi tutti i giorni, dato che venivo qui con mia nonna, eccetera. Quei corni rossi che avete visto poco fa sono i cosiddetti cornicelli. Servono come portafortuna qui a Napoli e se ne vedono davvero di tutti i colori. Siamo ritornati su Decumani, questa è la mia pizzeria preferita che appunto si chiama Decumani, mentre qui, quelli giù che non si vede, c'è l'entrata di Napoli Sotterranea, anzi vi faccio vedere meglio. Ebbene sì, questa è l'entrata, ma sinceramente da
Brava napoletana quale sono? Non ci sono mai stata. No, sto scherzando, non ci sono mai stata perché mi mette l'ansia, quindi boh, prima o poi forse ci andrò e vi porterò. Quella statua si trova a Vico del Fico al Purgatorio e vi lascio l'episodio di Around Naples nell'ene alto a destra, dove potete andare a recuperare tutta la storia. Se avessi la possibilità di venire tutti i giorni in queste zone, probabilmente avreste il mio canale tempestato di vlog. Comunque fatemi sapere se questi vlog un po' più, diciamo, cinematici, con più b-roll e con più magari curiosità riguardanti la città di Napoli vi possono piacere. Ovviamente però non mancheranno episodi di avventure napoletane dove andiamo semplicemente a cazzeggiare in giro a fare cose. Siamo a Costantinopoli qua dietro, lì c'è l'entrata di Portalba e cambiamo giro, cambiamo zona. Intanto guardate questa cosa figa. Questi sono i tipi di street art di cui abbiamo bisogno. Questo video uscirà lunghissimo. Prima di ritornare a Portalba stiamo andando nella strada, questa qui, dove ci sono tutti i vari lituai, credo si pronunci così, e vabbè, comunque questi negozi di strumenti musicali, e stiamo andando a cercare... Questa se la vuoi chiamare, si chiama la via dei musicisti. Ok, la via dei musicisti, perfetto. Vedi, si imparano sempre cose nuove. Stiamo andando a cercare il bar dove Antonio andava a fare colazione, pranzo e cena quando stava alle superiori. Allora, io non è che non lo voglio inquadrare nel vlog, però questo è alto, tipo 1,80 m, io sono 1,50 m, quindi non ci entra nell'inquadratura. E niente, raga, stiamo continuando il nostro giro. È giusto, se che l'immondizia. Mannaggia. Adesso siamo a Monte Oliveto, siamo scesi da Piazza del Gesù, dove eravamo stamattina all'inizio, dove c'è l'obelisco, diciamo. E niente, capiamo cosa fare. E alla fine, come al solito, siamo ritornati anche alla nostra cara e amata via Toledo. Sono davvero curiosa di capire come si sente l'audio con il microfono e soprattutto se si vede cose belle o meno. Abbiamo deciso di non scendere per via Toledo per cambiare giro. E niente, stiamo arrivando dove sta il Maschio Angioino. Tra l'altro qui, in questo palazzo, ci sono venuto a fare alternanza scuola-lavoro 2 anni fa, quando era ancora possibile. C'è tipo la fondazione ITS BACT, si chiama. Quello che avete appena visto è il Palazzo Fondi e, indovinate un po', anche qui ci sono venuto a fare alternanza scuola-lavoro, sempre con l'ITS BACT. Abbiamo tipo sviluppato un paio di itinerari per un'applicazione che stavano sviluppando loro. È stato molto interessante, devo dire, come esperienza, probabilmente quella più bella. Ebbene, siamo anche arrivati nella zona Maschio Angioino. Se mi vedete fare b-roll piuttosto statici è per il fatto che il mio smartphone non ha la stabilizzazione, quindi mi sarebbe un po' impossibile fare b-roll in movimento, però cercherò di fare quanto possibile in editing per far uscire belle cose. Anche il Maschio Angioino ha avuto i suoi b-roll. Se volete saperne di più riguardo la storia, episodio di Around Naples riguardante il Maschio Angioino nelle in alto a destra. E dopo tutto questo lungo ponte e la mia sovraesposizione, siamo arrivati dal lato del porto. Le vuoi dire semplicemente un fatto, fa caldo? Sì, confermo, infatti il giubbino in pelle mi sto sciogliendo. Ed eccoci qua al lato del porto, come avete potuto capire,
In realtà questo non è il porto dove ci si imbarca per andare tipo ad Ischia, Capri, eccetera, ma è il mini porto, diciamo, dove ci sono un po' di piccole navi, piccole imbarcazioni comunque. Mentre di fronte a me c'è la galleria che porta poi a Mergellina, dove si trova la villa comunale. Esattamente lì, dietro questi alberi, dove c'è quel palazzo rosso sotto, c'è la galleria. Tra l'altro, giusto per tenervi aggiornati riguardo alla situazione meteo, sono le 2:15 e ancora non abbiamo pranzato. Bene così. Con tutti i chilometri di stamattina ci stiamo andando a buttare su una panchina all'ombra per fare un attimo la quadra della situazione, capire le batterie a che punto stanno e capire che cosa fare, dato che ancora non abbiamo pranzato e magari sarebbe il caso di farlo. Ok ragazzi, noi abbiamo fatto la nostra pausetta qui nel verde, stiamo decidendo dove andare a mangiare, cosa che ancora non abbiamo fatto nonostante sia tardi, ma io direi che questo video è già durato abbastanza, è un vlog davvero secondo me lungo e pieno di contenuto rispetto anche agli altri che ho fatto fino ad adesso e spero che vi sia piaciuto. Come vi ho detto, sono curiosissima di vedere il microfono, come si sia comportato in queste situazioni. E niente, io vi do appuntamento al prossimo vlog che continuerò tra l'altro a registrare adesso. Vi ricordo nuovamente il canale di Antonio sotto in descrizione e nelle in alto a destra, così andate a vedere anche la sua visuale con il post Street Photography. E niente, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Bella!